Un saluto caloroso ai familiari delle vittime, un saluto anche al sindaco Bucci, al presidente della regione Toti, ai ministri De Micheli e Bonafede, arcivescovo Tasca, a tutte le autorità civili, religiose e militari presenti, tutti gli ospiti. Era il 14 agosto di 2 anni fa quando il Ponte Morandi a Genova crollò improvvisamente e si portò via 43 vite, tra cui i 2 fidanzati aretini, Stella e Carlos. La cerimonia di ricordo delle vittime che si è tenuta a Genova è culminata con lo scoprimento di una targa con i nomi delle persone decedute nel crollo del ponte alla presenza dei familiari delle vittime e dei rappresentanti delle istituzioni. Oggi Genova ha un nuovo ponte, ma chi nella tragedia di 2 anni fa ha perso il figlio come Paola Vicini, Mirko aveva 31 anni, chiede velocità e giustizia. Per noi è importante che rimanga la memoria, ha detto, ma aspettiamo la verità e soprattutto delle giuste pene perché i colpevoli devono pagare per quello che è successo. Purtroppo per noi è come se fosse sempre il 14 agosto. Un impegno per arrivare alla verità anche nelle parole del presidente Giuseppe Conte. Il fatto che siamo al vostro fianco, continueremo a sostenervi in questa vostra richiesta di accertamento della verità, e di accertamento e di attribuzione delle precise responsabilità per questo crollo. Vogliamo quindi stare qui a significare che il vostro dolore, la vostra ferita, è il nostro dolore, la nostra ferita. Noi vogliamo rassicurarvi sul fatto che questa esperienza del dolore così intensa che avete vissuto e continuerete a vivere non rimarrà confinata nel quadro, nell'ambito di un'esperienza di vita familiare e personale. Vi sosterremo anche nel vostro sforzo di alimentare una memoria collettiva. Quindi continueremo a chiedere con voi giustizia. Abbiamo i magistrati dell'attività investigativa molto complessa che sta andando avanti e poi c'è l'altro anche l'impegno a garantire che le nostre infrastrutture, perché tragedie del genere non si ripetano, possano essere sempre più sicure, sempre più efficienti. Questo è il nostro impegno.